È l'erelitto della Norman Atlantic, ora dovrà essere sigillato e ispezionato da investigatori e periti. Nella stiva, nella plancia di comando, sui ponti, nelle scialuppe, nelle zattere, le risposte alle tante domande sullo scoppio dell'incendio, lo stato dell'imbarcazione e la gestione dell'emergenza. L'armatore italiano aveva noleggiato mezzi albanesi per il trasporto a Valona. Notizia confermata al TG Cronache dall'Albania, ora invece sarebbe in viaggio verso Brindisi. Il procuratore di Bari ha detto poco fa: nessuno può impossessarsi del relitto senza commettere un reato penalmente rilevante. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti dunque a questa nuova edizione delle TG Cronache. Ovviamente in apertura c'è la situazione che riguarda il traghetto Norman Atlantic. Ci sono anche tre vittime italiane tra i 10 morti. Sarebbero, come abbiamo detto in chiusura del nostro telegiornale, tre camionisti napoletani. Ci sono anche due marinai albanesi morti durante le operazioni di aggancio del traghetto. Però le vittime potrebbero essere molto di più, ha detto questa mattina in conferenza stampa terminata poco fa il procuratore di Bari Volpe. Volpe ha detto che le persone imbarcate erano 499, nei numeri dunque il dramma della Norman Atlantic. Altro aspetto, come abbiamo detto nel nostro titolo, riguarda proprio il traghetto ormai alla deriva che è stato agganciato da un rimorchiatore albanese. Allora sentiamo che cosa ha detto in proposito il procuratore Volpe proprio su questo aspetto, su questo punto. Mentre dicevo, la Marina Militare presidiava la zona dove si trovava il relitto in acque albanesi, noi abbiamo nominato, con un provvedimento rapidamente redatto dal collega Cardinali, come ausiliaria di polizia giudiziaria incaricata del recupero del relitto la società di Brindisi Barretta, che è una società che gestisce dei rimorchiatori molto potenti, i quali peraltro erano già sul posto in acque albanesi dove si trovava il relitto. E allora, ottenuto l'ok dalle autorità giudiziarie albanesi, abbiamo disposto che il relitto venisse agganciato e rimorchiato dalla società Barretta fino a Brindisi. Occorre la collaborazione della nave della Marina Militare, che in questo momento non è più la San Giorgio, perché la San Giorgio viene sostituita da nave Durand de la Peine, e dunque la nave militare deve fornire l'elicottero che consenta di salire a bordo del relitto per agganciare il cavo di traino. Tutto questo sta avvenendo in virtù di provvedimenti dell'autorità giudiziaria barese, perfettamente regolari perché avallati dall'autorità giudiziaria albanese, e nessuno può impossessarsi del relitto senza commettere un reato penalmente perseguibile. E questo dico perché c'è stata segnalata dalla Marina Militare la presenza in loco di rimorchiatori inviati dalla società armatrice con finalità che non abbiamo ben compreso, che non vorremmo fossero quelle di sottrarre il traghetto alla nostra attività giudiziaria. Queste dunque, l'avete sentite, sono le parole del procuratore di Bari che riguardano la destinazione finale del traghetto, ma in conferenza stampa il procuratore ha parlato anche del giallo appunto delle persone che erano imbarcate sulla Norman Atlantic. Allora cerco di fare un riassunto, perché sul traghetto c'erano 499 persone, ha detto il procuratore. I naufraghi soccorsi sono stati 310 e le 10 le vittime accertate. Restano dunque, ha detto il procuratore, 179 persone di cui non si hanno notizie certe, ma che potrebbero essere su due mercantili greci che hanno partecipato ai soccorsi e che ora sono diretti verso la costa ellenica. Dunque questa è la precisazione che ha fatto Volpe, quindi
bisognerà assolutamente aspettare lo sbarco dei mercantili greci per avere più certezza sui superstiti. Poi appunto si pensa che sul traghetto ci fossero anche dei clandestini, tre clandestini sono stati salvati, sono due siriani e un afghano. E ritornando dunque alla destinazione del traghetto, in un primo tempo si pensava che la Norman Atlantic fosse diretta verso il porto albanese di Valona, ma in realtà sembra che non sia più così, ma verso Brindisi. Allora abbiamo raggiunto via Skype il direttore del telegiornale di Top Channel TV, sembra infatti che non sia più così, insomma sentiamo le sue parole. Altre vittime, due albanesi nel disastro dell'incendio sulla Norman Atlantic, erano su un rimorchiatore, dovevano agganciare il traghetto per portarlo a Valona, in Albania, ma se lo chiedi al direttore di una televisione albanese, Bledan Zaganiuri di Top Channel, la notizia è già cambiata. Il traghetto adesso sta viaggiando verso il Brindisi. Ecco, come sta viaggiando verso il Brindisi? Per noi l'ultima notizia era che era diretta a Valona, prima della morte dei due operai sul rimorchiatore. Così si pensava prima, perché si pensava che siccome c'erano due rimorchiatori albanesi che c'erano lì nel posto, e siccome i due rimorchiatori avevano agganciato il traghetto, si pensava che il traghetto faceva la rotta più corta verso il porto di Valona, quello che si auguravano i greci per esempio. Ma siccome l'incidente è successo nelle acque internazionali, secondo le leggi internazionali, se è successo in acque internazionali, avendo una bandiera italiana, le priorità per le indagini e per tutte altre cose ce l'ha l'Italia. L'Italia ha fatto una richiesta ufficiosa, perché l'ha detto la ministra della difesa Mimi Coselli, albanese, che loro volevano il traghetto nel suolo italiano. I due operai albanesi sono morti questa mattina per la rottura di un cavo d'acciaio sul rimorchiatore. Ma per quale motivo si era pensato di rimorchiare il traghetto in Albania? L'Albania era la distanza più corta, ha messo a disposizione i porti per ancorare il traghetto. Ma noi abbiamo avuto ieri un'intervista con il capitano delle navi militari albanese, quale ha detto che noi... abbiamo contattato i nostri contropartner italiani per dirvi che potevamo aiutare con l'infrastruttura dei porti e le altre cose, ma non abbiamo avuto delle risposte perché loro non volevano avere la priorità per prendere il traghetto. Ma allora perché in acque internazionali c'era un rimorchiatore albanese? Era un rimorchiatore privato, contattato privatamente dal proprietario del traghetto. Questo secondo le fonti ufficiali albanesi. Ho capito. È una notizia che ho preso poco fa, perché ho fatto un giro di telefonate per sviluppare la notizia, perché c'era un po' di stupore cosa facevano due marinai albanesi lì, perché c'era un rimorchiatore albanese, perché è successo l'incidente. E così abbiamo saputo che il rimorchiatore non era e non è parte ufficiale delle forze albanesi. E c'è pure una dichiarazione del Ministero della Difesa albanese che dice che i due marinari non sono parte delle forze albanesi. E proprio in Albania, a Tirana, è notizia di oggi la visita di Matteo Renzi. La notizia non è che Renzi viene a Tirana, la notizia è che Renzi viene a Tirana ma fa una visita più corta del previsto. Sulla Norman Atlantic c'erano anche cittadini albanesi. Quali sono i titoli della stampa locale? Noi abbiamo sviluppato anche delle altre teorie, perché durante la giornata di ieri non corrispondevano i dati della parte italiana e quelli della parte greca. Così siano stati sollevati dei dubbi sulle persone che c'erano in bordo, perché c'erano delle persone che non sono state nella lista ufficiale che ha dato la compagnia che ha il traghetto.
Dunque restano molti dubbi, ci penserà appunto l'inchiesta aperta dalla Procura di Bari a fare luce su questa vicenda. Intanto però noi vi vogliamo fare sentire una parte dell'intervista che è stata realizzata dal nostro inviato Gui Chiappaventi, che è andato alla base militare di Grottaglie, che si trova vicino Taranto. Ha intervistato il capitano di fregata Marcello Camboni. Nelle sue parole i momenti più drammatici del salvataggio di donne, uomini e bambini. Siamo stati uno dei primi elicotteri a decollare qui domenica mattina e a recarci in zona d'azione, malgrado le condi meteo fossero quelle che erano. Siamo riusciti a portare in salvo 3 persone, 2 bambine e 1 ferito, in condizioni estremamente sfavorevoli, dato che oltre l'incendio a bordo della nave, il mare e il meteo non permetteva sicuramente di fare operazioni normali. Le condizioni erano critiche, il personale era tutto raggruppato nell'ultima parte superiore della nave, che si chiama la tuga, della controplancia. Il personale e anche i passeggeri? Soprattutto i passeggeri e il personale della nave, che gestiva con i propri limiti il personale che doveva poi avvicinarsi all'elicottero. E l'ultimo, lo sapete, l'ultimo a lasciare il traghetto è stato il comandante, tra l'altro lo impone anche questo il codice di navigazione, è stato il comandante Argilio Giacomazzi, 40 anni passati in mare. Ora Giacomazzi è sotto inchiesta insieme all'armatore del traghetto, è un atto dovuto visto che c'è appunto un'inchiesta aperta. In rete però il suo comportamento è stato messo a confronto con quello di Schettino, che come sappiamo bene invece lasciò subito il traghetto, lasciò la nave. Molti si sono affrettati a parlare di eroe, ma forse sarebbe più giusto parlare di un comportamento serio e responsabile. Una pagina Facebook tutta per lui, così i social network hanno deciso di celebrare il comandante della Norman Atlantic. Da subito, appena si è saputo dell'incidente, in tanti hanno voluto accompagnare ed incoraggiare Argilio Giacomazzi, che certo in quelle drammatiche ore ignorava gli oltre 6.000 followers che facevano il tifo per lui e per i suoi passeggeri. Anche il Premier nella conferenza stampa di fine anno ha avuto parole per il comandante. È stata scritta una pagina interessante e bella di serietà, ma resta una pagina drammatica per ciò che è accaduto e che ci riempie il cuore di dolore per le vittime, ha concluso Renzi. Con una frase breve ma efficace, Argilio Giacomazzi ha conquistato tutti. Non sto molto bene, ma sarò l'ultimo a mettere i piedi fuori di qui. Comunicazione rivolta alla famiglia in apprensione, che ne ha fatto quasi un eroe nazionale. Per il capitano Giacomazzi, spezzino, 62 anni, 40 di navigazione alle spalle, è un diluvio di post, tutti entusiasti, con grande sventolio di bandiere tricolore. Grazie Argilio, l'Italia tutta si inchina al tuo senso di responsabilità e dovere. Mondo, questa è l'Italia. È solo uno dei tanti che nel comportamento dell'ufficiale ha visto il riscatto di un paese. Diceva Bertolt Brecht, fortunato il paese che non ha bisogno di eroi. Invece a volte gli eroi servono e soprattutto in un paese come l'Italia, che secondo alcuni osservatori non riesce mai ad essere un paese normale, gli eroi servono a renderci conto del fatto che possiamo essere come gli altri. Il punto è che il comportamento del capitano è il comportamento normale che deve tenere per il suo ruolo, per la propria missione, per le funzioni che svolge, che ha la responsabilità di un collettivo come una nave. Quindi in questo caso il capitano ha svolto egregiamente il suo dovere e di questo naturalmente dobbiamo essere contenti, ma è esattamente quello che ci si aspetta da chi ha delle responsabilità di comando. Argilio ci voleva Argilio, chiosa un fan su Facebook. A tutti l'odissea del traghetto Norman Atlantic ha ricordato il disastro della Costa Concordia, 32 vittime ed un processo in cui l'unico imputato è appunto il comandante Francesco Schettino, già sull'isola quella tragica notte del 13 gennaio di 2 anni fa, mentre la nave era ancora piena di passeggeri terrorizzati. L'eccezionalità deriva dall'avere visto e vissuto in altre vicende, soprattutto nel caso della Costa Concordia, esattamente l'opposto di quello che si dovrebbe vedere. Quindi se tutti noi ridimensionassimo e attendessimo e aspettassimo dalle persone che svolgessero al meglio e in maniera coscienziosa il proprio compito, avremmo meno bisogno di eroi e potremmo rappresentarci anche noi stessi come un paese normale, che quello di cui abbiamo un grandissimo bisogno è quello che possiamo considerare un auspicio per il 2015.
politici in questo nostro paese. Ora sarà l'inchiesta della magistratura a chiarire tutti gli aspetti, molti dei quali ancora oscuri, di questa tragedia del mare. Insieme all'armatore, il comandante Giacomazzi risulta tra gli indagati. Ora, fino a ieri, i mezzi della Marina Militare ma anche della Guardia Costiera hanno salvato migliaia e migliaia di migranti in arrivo dall'Africa, in fuga dalla guerra, soprattutto siriani. Questo resta sempre comunque un aspetto attuale, soprattutto perché continuano ad arrivare nonostante le temperature molto basse, nonostante il mare in tempesta. L'emergenza c'è ancora e c'è soprattutto a Milano, alla stazione centrale. Continuano ad arrivare nonostante le basse temperature e il mare in tempesta. L'emergenza profughi a Milano prosegue anche d'inverno. 240 arrivi alla stazione centrale il 24 dicembre. Quasi tutti cittadini siriani, ma anche eritrei e afghani. Da lì vengono smistati nei diversi centri di accoglienza allestiti in città. Le famiglie da una parte e gli uomini soli da un'altra. Nella struttura di via Saponaro più della metà dei 90 posti letti sono occupati. Cerca di non partire in questo periodo donne e bambini. L'afflusso continua però con dei numeri ridotti. 53.000 arrivi dall'inizio dell'emergenza nell'ottobre 2013, quando la guerra ha spinto quasi un intero popolo ad abbandonare la propria terra. Viaggi disperati per mare, poi in treno, scortati da accompagnatori che lucrano sulla loro disperazione. Centinaia di euro per arrivare a Milano dalla Sicilia, anche 1.000 euro a persona per proseguire verso il nord Europa, dove vogliono andare a vivere. I trafficanti li seguono anche nei centri di accoglienza. Quando i responsabili capiscono che sono loro, li fanno allontanare dalle forze dell'ordine. Sono loro ad organizzare i viaggi in condizioni disumane. Abbiamo ospitato profughi che nei mesi di freddo sono arrivati senza scarpe, senza calze, fuori con temperature rigide e la pioggia. Nel periodo estivo sono arrivati profughi bruciati dal sole, per cui provati dal viaggio, disidratati, patologie che hanno presentato erano tipiche dello schiacciamento perché hanno viaggiato nelle stive delle navi. Milano ancora non ha risolto alcuni nodi dell'accoglienza. Il comune lamenta la mancanza di un luogo dove fare il censimento di chi arriva in stazione. I profughi vengono accolti sul mezzanino, donne e bambini stremati dal viaggio, sotto gli occhi dei passanti. Stridente contrasto con le vetrine dei tanti negozi creati dal restyling della stazione centrale. Una sala è stata messa a disposizione dalle ferrovie, ma mancano i soldi per ristrutturarla. 2 milioni di euro che il comune non ha. Come manca un ambulatorio, e così chi arriva dopo un viaggio di mesi deve aspettare ancora per avere un riparo confortevole. Ciao, è da boat from Libya. Sono arrivato in nave dalla Libia, un viaggio di 3 mesi. Sono musicista, suono il flauto. Lute. Where are you from? From Afghanistan. Dall'Afghanistan. Sono arrivato sui camion, con le navi, camminando. Non è stato facile, è stato un lungo viaggio. Ci ho messo 7 mesi. Eritrei e afghani, una volta accertato il loro status di rifugiati, cercano di restare in Italia. I siriani vogliono ripartire verso Svezia e Germania, dove li attendono parenti già emigrati da tempo. Con la primavera gli arrivi aumenteranno di nuovo, si prevede, e Palazzo Marino lancia l'allarme. Senza un hub per accoglierli, staranno in stazione insieme ai migliaia di viaggiatori attesi per Expo. E un lungo viaggio lo fanno anche gli studenti da Shanghai e da Pechino, che seguono però corsi di decorazione, restauro e scenografia. Negli ultimi tempi infatti si è vista una crescita degli studenti cinesi nelle scuole d'arte italiane. C'è soltanto un problema: l'italiano, che non conoscono molto. Dei 3.800 studenti iscritti quest'anno all'Accademia delle Belle Arti di Brera, a Milano, 1.260 sono stranieri e di questi 1.000 sono cinesi. Il dato sorprende anche perché ricalca una tendenza nazionale e in crescita, il boom di studenti cinesi nelle scuole d'arte italiane. Arrivano soprattutto dalle città, Pechino o Shanghai, seguono i corsi di decorazione ma anche di restauro o scenografia, vogliono studiare l'arte italiana e soprattutto le sue tecniche. La presenza orientale è stata sempre importante a Brera e nelle accademie italiane. Adesso la presenza coreana e giapponese si è ridotta. C'è questo aumento molto forte cinese, c'è una sorta di sostituzione. È, diciamo, un fenomeno che è in crescita negli ultimi 5 anni. C'è questa esplosione dei numeri.
noi ci stiamo organizzando adesso per l'accoglienza e anche dal punto di vista della selezione di chi arriva, ecco. Un primo problema è che la quasi totalità degli studenti cinesi parla un italiano carente o non lo parla del tutto. Così diventa difficile seguire una lezione di storia dell'arte o imparare le tecniche di calcografia. Il risultato è un freno a mano tirato per la didattica. Qui non si fa soltanto laboratorio, qui si fa anche l'opera viene ideata, viene progettata, viene pensata, viene strutturata secondo un pensiero. E tutto ciò si fa anche attraverso la parola. Se manca il feedback non c'è più la trasmissione del sapere. Questo è il problema che noi a volte troviamo di fronte alla questione cinese. Le prove di ammissione che valutano anche la conoscenza dell'italiano ci sono, ma fino ad oggi hanno tenuto le maglie larghe. L'Accademia delle Belle Arti di Roma, che quest'anno ha 600 studenti cinesi su un totale di 2000, ha affidato la valutazione dell'italiano a un soggetto esterno, ma su 90 partecipanti solo in 5 hanno passato l'esame, con il risultato che i respinti hanno scritto al Ministero ribellandosi. Hanno seguito un corso di 600 ore, pagato 2800 euro e non accettano una bocciatura di massa. L'italiano non è così facile per noi cinesi. Dopo almeno 2 anni sì, si può capire, anche si può seguire le lezioni, soprattutto le lezioni teoriche. Brera è un grande palestra per me, mi ha portato a un livello molto alto. Ho partecipato a 20 mostre, anche qualche mostra estera. Quindi ho anche vinto qualche premio, quindi diventa forse un artista. Ma quanto costa diventare un artista in Italia per uno studente cinese? Poco, stando alle rette percepite dalle accademie. Il meccanismo è per tutti uguale e quindi basato sul reddito. Peccato che la maggioranza degli studenti cinesi risulti nullatenente o poco più. È l'allarme lanciato dalla direttrice dell'Accademia di Roma, Tiziana D'Achille, che però ricorda come gli studenti in Cina paghino ad alcune agenzie di intermediari cifre che arrivano anche a 6.000 euro e pensano di non dovere più nulla. Poi in Italia nessuno ha i mezzi per controllare né il reclutamento né il reddito effettivo. Ci stiamo ragionando in sintonia col Ministero, in sintonia con le altre accademie. In che modo si può riuscire a risolvere questa cosa non lo so. L'unica cosa che conosco è che un'accademia come San Pietroburgo, Russia, lo studente che viene dall'estero, che viene dall'Estremo Oriente, paga 8.000 euro all'anno per frequentare i corsi, cosa che qui da noi, invece noi utilizziamo un sistema che è quello del reddito, che molte volte ci sfugge. Intanto dal Ministero promettono di intervenire entro l'anno con un rapporto per ridefinire il futuro del settore dell'alta formazione artistica e musicale, l'AFAM. Un cantiere che dovrebbe agire anche sul fronte della mobilità studentesca e sull'internazionalizzazione dell'offerta formativa. Vi do degli aggiornamenti su questa nuova vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso le autorità greche, perché le autorità greche hanno appunto confermato che un cargo con centinaia di clandestini è in difficoltà al largo dell'isola di Corfù, ad ovest della Grecia. Secondo le stesse fonti si tratta del cargo Blue Sky, battente bandiera moldava. Una fregata ed un elicottero della Marina insieme a 2 imbarcazioni della polizia portuale greca sono state inviate nell'area. Secondo i media greci, circa 400 clandestini, oltre ad un numero imprecisato di persone armate, si troverebbero a bordo della nave. La polizia portuale aggiunge che al momento nella zona soffiano 20 a 40 km all'ora. Il sito di informazione greca Enikos aggiunge che il cargo era diretto in Croazia. Queste dunque sono le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti su questa vicenda che arriva proprio 2 giorni dopo il caso, la vicenda del traghetto Norman Atlantic. Al momento non ci sono aggiornamenti, quindi andiamo in pubblicità tra poco. Prima di salutarvi vi facciamo vedere le foto del cargo battente bandiera moldava, il Blue Sky, che si trova in difficoltà al largo dell'isola di Corfù, ad ovest della Grecia. Ci sono notizie contrastanti, soprattutto dei media greci, perché alcuni parlano che a bordo di questa imbarcazione ci sarebbero 400 clandestini, altri invece affermano che tutti e 700 passeggeri sarebbero migranti.
e ci sarebbe anche la presenza di sospetti di uomini armati a bordo. Queste dunque sono le immagini. Sul posto stanno arrivando gli elicotteri della Marina Militare greca. Naturalmente tutti gli aggiornamenti su questa notizia sul nostro sito tgla7.it e nell'edizione delle 20 del telegiornale. TG Cronache torna domani alle 14. Buona giornata.